Raffaele, ancora un pareggio nella terza gara ufficiale di questa stagione, è agguantato questa volta diciamo per i capelli, una gara difficile, il 4-1 probabilmente di domenica scorsa non era vanagloria, quello della Cenaia, è una squadra che ha fatto faticare parecchio la Massese. Sì, a differenza degli altri due pareggi dove si poteva recriminare magari di avere il rammarico di non averla vinta, tanto non è che si era dominato, però c'era un po' di rammarico perché poi si poteva avere potevamo anche averle vinte. Oggi niente, c'è da ringraziare Dio se siamo riusciti a prendere un punto, quindi prendiamoci il punto, che è l'unica cosa positiva, o meglio, che io vedo positivo nella giornata e nella prestazione di oggi. Però giocando a calcio queste domeniche ci sono sempre state e ci saranno ancora, bisogna essere bravi a metabolizzare il prima possibile, a pensare a quella dopo, che tra l'altro è fra 3 giorni, neanche fra 7, quindi abbiamo la possibilità di cancellarla subito. Due inizi di tempo veramente al fulmicotone per la Cenaia, che insomma anche poi durante la gara, ma mi sembra che soprattutto all'inizio delle due frazioni abbia dimostrato una grande diligenza, una ottima occupazione degli spazi e mi sembra una discreta circolazione di palla. Ma no, ripeto, la Massese ha già fatto una brutta prestazione. Di solito quando si fa brutte prestazioni c'è qualche demerito nostro, ma c'è sicuramente qualche merito della squadra avversaria. Oggi siamo stati fortunati, ripeto, ringraziamo Dio di questo punto, prendiamocelo stretto, ma non è che voglio stare qui. Molto probabilmente se la Massese oggi non ha fatto bene, molto delle colpe sono dell'allenatore, che sono io, perché molto probabilmente non ho dato tutte quelle cose che servivano a sti ragazzi affinché si capisse l'importanza e si capisse la forza di questo avversario. Oggi, se non sbaglio, hai adottato uno schema che potrebbe essere il 4-2-3-1 con mi sembra Andreotti però rimasto un po' isolato davanti, ha lottato tantissimo però ha avuto pochissimi palloni giocabili. Pensi che possa, diciamo così, essere lo schema del futuro, oppure hai avuto qualche riscontro negativo? No, ma ripeto, la Massese ha degli elementi che possono cambiare situazioni di gioco in qualsiasi momento. Se oggi la Massese ha fatto male, ha sbagliato lo schieramento tattico-tecnico, è colpa dell'allenatore, quindi io mi assumo responsabilità, ho fatto questo cambiamento consapevole e certo che potevamo far bene, non è stato così e niente, pensiamo alla prossima, perché il calcio è questo, quindi non è che si può tornare indietro e rigiocarla. Mercoledì però c'è subito un'altra gara, qui non si fa in tempo neanche a respirare e credo che sia anche difficile da parte dell'allenatore organizzare bene le sedute di allenamento, perché insomma così, con partite così vicine diventa tutto molto difficile da programmare e ovviamente gioco forza, bisogna anche ruotare credo i giocatori. Tra l'altro anche oggi è uscito prima del 90° Mitrotti e speriamo non ci siano problemi di carattere fisico. No, Giacomo sta bene, è stata una scelta tattica per mettere un giocatore che aveva qualità offensive rischiando qualcosina però sta bene, quindi ripeto, io ho consapevolezza di quello che andiamo a incontrare in questo girone, avevo la consapevolezza di che squadra incontravamo oggi e di quelle che incontreremo strada facendo. Oggi sicuramente l'allenatore della Massese ha dato poco ai suoi giocatori, me ne assumo la responsabilità, lo schieramento tattico diverso in partenza, mille cose, però dobbiamo pensare a analizzare le partite, le prestazioni per quello che sono. Oggi, ripeto, ci prendiamo questo punto che l'abbiamo guadagnato, non so, acciuffandolo per i capelli come hai detto te, presa coi denti, non lo so, è grazie a Dio un guadagno, perché oggi non meritavamo assolutamente nemmeno di fare un punto e quindi niente, pensiamo a mercoledì e dopo mercoledì sera penseremo a quella dopo. È arrivato Vittorini in settimana, quindi si va, diciamo così, a riempire una delle lacune della rosa della Massese, un giocatore, non so se lo conosci, magari se ce lo vuoi presentare, tra l'altro quando era giovanissimo è stato per poco tempo anche a Massa. Sì, Matteo è un giocatore, un centrale di difesa, un giocatore che ha centimetri, quindi magari dietro
questo momento qualche centimetro ci serviva, è un giocatore che si stacca a differenza di Ricci che gioca in anticipo, è un giocatore che ha, nonostante è un ragazzo giovane che ha esperienza, quindi si metterà a disposizione di questa squadra e sono convinto che lui, ma come tutti, sono convinto che alla fine la Massa si farà bene. A proposito di Ricci, oggi prima rete con la maglia della squadra della sua città, ora speriamo di sentirlo, ma insomma credo tu sia contento che insomma, questo sganciamento abbia portato il punto alla Massese. Ma ripeto, sono contento del punto perché oggi ripeto, è un punto assolutamente guadagnato per tutto, per la prestazione, per quello che non abbiamo creato, per quello che ha creato l'avversario, per le difficoltà che ci ha messo l'avversario. Ma bisogna essere onesti, oggi grazie a Dio abbiamo fatto un punto, quindi sono contento per Andrea che a livello personale ha trovato il gol, sono contento perché è di Massa, sono contento per tutte queste cose, però io la devo vedere un pochino più ampia questa cosa, quindi la Massese non ha fatto bene, io mi devo preoccupare del perché la Massese non ha fatto bene. Poi se c'è un singolo o due che si sono differenziati in questa prestazione, sono contento, però per vincere le partite bisogna che un gruppo si differenzi, se no facciamo fatica. Mercoledì la Massese deve, credo, ha intenzione di passare il turno contro una squadra che sembrava nella prima frazione dell'andata potesse prenderne magari qualcuno di più e poi invece si è, diciamo così, consolidata e poi è ripartita ed è riuscita a pareggiare. Ci vuole una prestazione forse in fase offensiva diversa per passare questo turno di Coppa. Ci vuole una prestazione diversa da questa, molto probabilmente con qualcosa in più rispetto alle due precedenti, però il passato è passato, non ci si può più tornare indietro, non è che le possiamo migliorare o peggiorare, come non si può migliorare o peggiorare quella di oggi. Ci vorrà una prestazione da Massese perché, ripeto, questo è un campionato talmente livellato che chi avrà la forza di avere l'asticella più alta possibile vince le partite, chi l'abbassa un pochino rischia di perdere perché ci sono squadre organizzate come la Massese. Grazie, in bocca al lupo.